Grande partecipazione per la camminata e le letture sui luoghi della strage di San Polo nel comune di Arezzo, organizzata dal Circolo Aurora, Oxfam, Arci, CGL, ANPI e il Centro di Aggregazione Sociale di Villa Severi. Vedo che comunque tutti gli anni la gente aumenta, quindi significa che è sentita questa giornata. E è un pensiero va anche a tanti altri popoli che sono sotto l'oppressione, sotto la guerra, e che spero che anche loro possano alla fine festeggiare una giornata di liberazione. Il titolo della nostra iniziativa quest'anno è 25 aprile con la Palestina nel cuore, perché è bene ricordare che in Palestina si muore tutti i giorni, e è importantissimo ricordare anche la resistenza che il popolo palestinese sta facendo contro Israele. Ci sarebbe da domandarsi se ha senso continuare a commemorare il 25 aprile, una data ormai indietro nel tempo, quando i protagonisti in gran parte purtroppo non ci sono più, e quando si parla di ragioni dei vinti, però ogni anno c'è un motivo, almeno un motivo in più per essere qua, e quest'anno, oltre a una rinnovata voglia di censura, al fatto che intellettuali storici vengono trascinati in tribunale, abbiamo anche il fatto che davanti allo stesso mare, dove tra poco speriamo alcuni di noi andranno a fare il bagno, si sta consumando uno dei massacri più gravi degli ultimi anni, degli ultimi decenni, e quello che sta accadendo a Gaza è qualcosa di incredibile, di inaccettabile, e noi oggi siamo qua per commemorare la resistenza, ma senza dimenticarci quanto accade in Palestina. Dopo la camminata è stata inaugurata anche la mostra fotografica Eccidi nazifascisti ad Arezzo, i luoghi della memoria.